Ciao a tutti, un saluto dalla Kat e dalla Siv che è qui con me. Ciao amor mio. Allora, in questo tutorial parliamo del mirror perché nelle volte scorse avevo già fatto il tutorial per il Black Dragon e per Alchemy il 14 marzo, lo stesso giorno, perché sono stati i primi due a far andare l'opzione dello specchio e avevo fatto il tutorial e per il Firestorm ancora se ne discuteva, non era ancora una versione, non era neanche uscita neanche nella beta. Invece dalla versione nuova della beta del Firestorm è uscita questa opzione, ok? Per cui andiamo a vedere dove trovare la versione del Firestorm, perché si bisogna andare nel gruppo e poi c'è la note card per scaricarlo. Ok, allora andiamo prima a fare un giro nella land del Firestorm, che se non ci siete mai stati questa è la land del Firestorm. Si possono trovare anche cose free. C'è la community italiana, mi pare, da questa parte. Ah, sto correndo in questo modo perché ancora non ho le mie AO. E si possono trovare tante cose. Allora, giunti qui, c'è questo pannello. Si bisogna fare iscriversi al gruppo. Aggiungersi, poi andare nel profilo e sugli avvisi e delle volte rilasciano le note card con allegato in modo tale da scaricare la versione che ci serve. Questa è la nuova versione, è 719.74.702, appena uscita. E la scaricate, la installate e la fate partire, ok? Poi ritorniamo da me. Adesso vediamo insieme come fare. Allora, per prima cosa dobbiamo andare nelle impostazioni grafica. E io per questo tutorial metto la grafica bassa, proprio bassissima, e abilitiamo il mirror, every frame e il 1024. Le altre cose le lasciamo stare e diamo l'ok. Altra cosa importante, andiamo nel menu costruisci e in opzioni facciamo seleziona sonde di riflessione in modo tale che gli oggetti si possono spostare, perché altrimenti senza quell'opzione è come se tu non tocchi quell'oggetto e non riesci a fare nessuna cosa, ok? Allora facciamo, si costruisce un cubetto. Io questo cubetto, come si può vedere, c'è l'asse Z e l'asse X, me lo faccio a 5 metri per 5 metri e poi me lo sposto in modo tale che viene proprio davanti a noi. Poi andiamo sulla texture, selezioniamo Bin Fong e qua mettiamo vuota, tutto quanto deve essere vuoto. In più, in queste due opzioni, glossiness and environment, e mettiamo 255 per 255. Ok, già come si può vedere fa già un effetto. Ok, fatto questa cosa, si crea un altro cubo e facciamo anche qui
tutto quanto vuoto. Tutto quanto vuoto. Un attimo. Vuota. Ok. E si ingloba dentro. Ok. E poi andiamo in caratteristiche, facciamo sonda di riflessione, lasciamo cubo, perché alla fine questo è un cubo, e in statico mettiamo mirror everything. Ok, adesso una cosa differente tra Alchemy e Black Dragon, non ti viene subito fuori il mirror. Allora che cosa si bisogna fare? Si bisogna ruotare questo cubo. Fin quando non troviamo lo specchio. Ok, casomai andiamo in oggetto e vediamo. Come si può vedere, già si vede qualcosina. Per cui, quando si vede già qualcosina, allora possiamo già ingrandire il nostro cubo. E se io qui ho messo 5, allora qua metto 6. Facciamo 6. Ok, e in asse 6. Ci avviciniamo. Ok, e come si può vedere c'è già il nostro effetto del cubo. In più, se noi facciamo allunga, ce la possiamo giocare con i cubini, questi qui, di profondità. E bisogna sempre fare attenzione a non uscire dal primo cubo. Nel caso in cui si esce il primo cubo, allora si allunga il primo cubo. Vedete come cambia? Visto? Qua sono già fuori. Ok, qua fa un effetto. E via. L'effetto comunque dello specchio c'è. Sì, bene. Un attimo che avvicino la mia sieve, così vediamo come fa l'effetto. Ok. Il pallino bianco penso che sia il voice. E lì credo che ci sia un'altra opzione da rimuovere. Però l'effetto c'è. Ok, altra cosa. Un attimo che provo a fare. Ho cambiato la posizione. Ok. Allora, dicevo, nell'opzione che io ho messo qui, ho messo 1024. Perché 1024? Vi faccio vedere. E se io metto 256, si vede in modo sgranato, di brutto direi, sgranatissimo,
E sì, vabbè, gli FPS sono a 50, però questa è già una modalità. Se noi mettiamo a 512 si vede anche qui sgranato, l'FPS va sui 50. Ok, noi rimettiamo a 1024, si vede bene. Ok, e adesso facciamo la prova a mettere al massimo, che sarebbe 2048. 2048 si vede bene, però come si può vedere a me scatta. 2048 si vede veramente bene, però scatta, gli FPS sono calati di 20 e prima era 50, sta calando, sta calando. E questo però non vuol dire che anche voi succede così, perché in base alle prestazioni del vostro PC, se usate una scheda Nvidia o AT e AMD, le prestazioni cambiano, per cui dipende anche dalla potenza della vostra scheda video e della RAM dedicata. Per cui se una scheda video ha 4 GB di RAM dedicata al 1024, il 2048 scatta in una scheda a 8 giga e non dovrebbe scattare, dovrebbe andare bene. Voi comunque fate tutte le prove che dovete, e perché la prova del 9 si fa con questo, con il mirror resolution. Ok, se io metto a 1024 e mi scatta di brutto come il 2048, allora si vede che la mia scheda video non è proprio adatta ancora per questa cosa. A parte che poi questa è una versione beta, per cui tutto quanto sperimentale, ci stanno ancora lavorando. Magari in futuro, anche se io metterò la 512, magari si vedrà meno sgranata di così, perché poi è proprio un effetto di sgranatura. Perché se io adesso faccio, lui è di 6, abbiamo detto, la facciamo più piccolina, la facciamo di 3. Cioè, non è che è proprio cambiato, è rimasto ancora sgranato come si può vedere. Sì, è più veloce di FPS perché mi va sui 50, però l'effetto è sempre sgranato. E anche se io me l'allungo, cioè me l'avvicino o me l'allontano, non cambia l'effetto, vedete? Per cui mettiamo a 1024. Ok, ah, poi per fare questa cosa qua al veloce al volo, io vi fate le vostre preferenze e poi lo salvate in preset, così vi viene qui e l'ho caricata al volo. Adesso facciamo la prova di fare un predefinito. Ok. E facciamo tutto quanto a 128, mettiamo a 32, particelle, ok. Load script mettiamo a 4. Ok. Ok. Come si può vedere scatta un pochino perché è anche calato di 10 l'FPS. Però l'effetto specchio c'è. Lo facciamo più grande. Abbiamo detto di 6. 6, 6. Questa è una mia impostazione quasi al massimo di tutte le cose che ho io, della prestazione della mia scheda video, tanto per farvi vedere che cosa succede. Ok, invece adesso io lo rimetto a mirror. Ok, ed è già più fattibile. Va bene. Ah, altra cosa che ho notato. Il cubo 2 dove
dove dovete fare l'effetto specchio, non permette di prendere la facciata, come si può vedere. Per questo si bisogna girare questo cubo e fin quando non trovate la vostra risoluzione 270, fa vedere 0. Ok, me lo tiene sull'asse rosso, me lo tiene. Qui facciamo 0 e infatti 90, no, 180, ok, 270. Ok, 270. Così, se volete fare veloce, fate un cubo e si ruota a 270 e lo dovete sempre inglobare, come sto facendo io. E poi ve la giocate con lo spostamento e la profondità. Allora io questo tutorial è terminato, come si può vedere funziona tutto e poi lascerò il link in descrizione e di come prendere il gruppo, cioè la land dove andare a prendere il gruppo e niente, fate le prove e divertitevi con SL, va bene? Ciao ciao, alla prossima!